Un saluto a tutti e benvenuti in questo resoconto dettagliato dei segnali di trading del mese di giugno 2017, un altro mese che si chiude in perdita, un periodo un po' particolare, ma che noi annotiamo così come abbiamo annotato per lungo tempo dei periodi molto positivi. Non abbiamo assolutamente nessuna paura a far vedere anche quando le cose girano in maniera meno positiva rispetto a quello a cui siamo abituati. Questo è il post di riferimento che ovviamente trovate su thetradingonline.blogspot.it. Non perdiamo ulteriore tempo e andiamo a vedere quello che è successo nel mese di giugno 2017, un mese che si è chiuso con un trade in perdita in più rispetto ai trade positivi. 8 sono stati i trade in guadagno, 9 i trade in perdita, per un totale di 17 trade. Meno 1% il risultato in percentuale col rischio dell'1%, il meno 2% il risultato totale in percentuale col rischio del 2% per ogni trade eseguito. Il record di trade consecutivi positivi è 2 ed è il 19 e il 20 giugno, 27 e 28 giugno. Questi sono i due segmenti di riferimento dei trade consecutivi positivi, mentre il record di trade consecutivi negativi è 3, 14, 15, 16 giugno. Nella sequenza dei trade eseguiti in giugno 2017 l'abbiamo messo in parte, in disparte, proprio per evidenziarlo al meglio. La perdita in percentuale con rischio dell'1% è stata del meno 1%, meno 2% col rischio del 2% per ogni trade. La drawdown è stata del 3% con rischio dell'1%, del 6% col rischio del 2% per ogni trade eseguito. Questa è la lunga sequenza dei trade eseguiti nel mese di giugno 2017, mese che si era aperto bene con un trade chiuso in profitto e poi via via tutti i 17 trade col periodo meno favorevole, 14, 15 e 16 giugno, che abbiamo per l'appunto messo in disparte per evidenziarlo al meglio. Le perdite maturate in euro, 5.000 o meglio 50 euro e 100 euro a seconda del rischio per ogni trade eseguito su un conto di 5.000 euro e poi via via tutti gli altri tagli fino ad arrivare ad un taglio di 100.000 euro in cui avremo avuto una perdita di 1.000 euro con rischio dell'1% per ogni trade, 2.000 euro con rischio del 2% per ogni trade eseguito. Perdita media per operazione 5,88 con rischio dell'1% per ogni trade sul riferimento di un conto di 10.000 euro, perdita media per operazione di 11,76 euro col rischio del 2%, sempre prendendo in esame un conto di 10.000 euro. Profit factor ovviamente è sotto l'1, 0,88, net profit è a meno 1. Questo è quello che è successo nel mese di giugno. Come detto, è un periodo un po' particolare. In questo momento non stiamo avendo i risultati consueti, soliti, che abbiamo avuto da tantissimo tempo a questa parte. Fa parte del gioco anche avere questi momenti, non abbiamo paura a farlo vedere, fa parte del trading anche questo. Dobbiamo accettare anche i momenti meno favorevoli, meno positivi. Ci saranno meno persone che ci contatteranno, ma saranno le persone migliori, perché saranno le persone che capiscono bene come funziona il trading e capiscono che le perdite fanno parte del novero complessivo di questo lavoro. Un lavoro per pochi, pochissimi. Pochissime sono le persone che possono fare trading seriamente. Quelle poche persone sono quelle poche persone che, nonostante i mesi in perdita che vi stiamo facendo vedere, ci contattano perché vedono un servizio trasparente e un servizio che nel corso del tempo ha dato degli ottimi risultati.
è tutto. Ovviamente vi ribadisco l'email dei tradingonline@gmail.com per ogni vostra richiesta, informazione o quant'altro. Il post ovviamente di riferimento del resoconto dettagliato dei segnali di trading del mese di giugno 2017 lo trovate su thetradingonline.blogspot.it. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do ovviamente appuntamento al prossimo video.